siamo nell'ambulatorio del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari, presidio ospedaliero di Venere. Il dipartimento è suddiviso in tre ambulatori. Ambulatori drive-thru, dove vengono effettuati tamponi in regime di drive-in, quindi in macchina. Tamponi COVID, ambulatorio COVID-free, in cui vengono effettuati tamponi ai pazienti asintomatici indicati dal Dipartimento di Prevenzione, e i tamponi effettuati nell'ambulatorio COVID-free pediatrico. Siamo in uno dei tre ambulatori in cui viene effettuato il tampone al paziente asintomatico indicato dal Dipartimento di Prevenzione. Il tampone antigenico è un tampone rapido in cui si ha un primo risultato sulla positività o la negatività del paziente. Viene eseguito in urgenza o nello screening di grandi masse di popolazione, in particolare scuole, comunità e RSA. Il risultato del tampone antigenico tra tecnica di esecuzione e analisi ha un tempo di 15 minuti. È importante seguire una corretta tecnica di esecuzione perché diventa di fondamentale importanza. Un tampone eseguito in maniera non corretta non può garantire l'affidabilità del risultato stesso. Il Dipartimento di Prevenzione ha inoltre istituito un team chiamato Team Covid, nato dalla necessità di andare nelle comunità, nelle RSA e nelle scuole per effettuare tamponi sul posto, in modo da valutare la positività in loco del paziente ed eventualmente isolarli, procedendo naturalmente in caso di positività con l'esecuzione del tampone molecolare.